Nella città di Corinto, i discendenti di Sisifo, l'uomo che aveva osato ingannare gli dei, regnavano sulla città. Il re Glauco aveva due figli, Deliade, il suo preferito, e Bellerofonte, che era così bello che la gente diceva essere figlio di Poseidone. Tra i due fratelli c'era una grande rivalità e quasi sempre, ogni volta che si allenavano con le loro tecniche marziali, Bellerofonte perdeva. Ma a mano che cresceva, Bellerofonte diventava più forte e più agile e i loro scontri diventavano sempre più violenti. Nonostante Bellerofonte migliorasse a vista d'occhio, Deliade era più abile di lui. Durante i combattimenti mostrava una grande arroganza, provocando l'imprudenza del fratello. Infuriato per le provocazioni del fratello, Bellerofonte iniziò a combattere furiosamente, dimenticando la propria stanchezza, e batté suo fratello con una velocità inusuale. Uno dei suoi colpi veloci superò la posizione difensiva di Deliade e Bellerofonte colpì la testa del principe con grande violenza. Deliade cadde a terra, immobile. Bellerofonte corse ad aiutarlo, ma lo spirito del giovane principe era già in cammino verso il regno di Ade. Mentre Bellerofonte piangeva con il fratello tra le braccia, il re accorse a vedere che cosa era accaduto. Distrutto dall'enorme dolore per la perdita del figlio prediletto, il re cacciò Bellerofonte dal suo regno e gli ordinò di non tornare mai più. Il giovane se ne andò sotto gli sguardi di disapprovazione dei suoi compatrioti, che nutrivano un grande amore per il principe morto. E così Bellerofonte varcò le porte della città, portando sulle sue spalle il peso della colpa e la punizione per un terribile oltraggio. Il giovane vagò senza meta per la Grecia fino a raggiungere la città di Tirinto, governata dal re Preto. Quando il monarca venne a sapere che il principe esule di Corinto si trovava nelle sue terre, gli offrì un alloggio e lo trattò con tutto il rispetto e l'ospitalità imposti dalle leggi di Zeus. Bellerofonte raccontò al re il motivo del suo esilio e giurò che tutto ciò era stato un terribile incidente. Il re fu commosso dalla storia e promise di aiutarlo. Preto organizzò un rituale di purificazione per espiare le colpe del principe di Corinto. Grazie ai sacrifici e agli dei, le colpe di Bellerofonte furono lavate via. Il giovane ora doveva un grande debito di gratitudine al re. La regina di Tirinto era ammaliata nel contemplare il giovane al culmine della sua bellezza. Bellerofonte cominciò a risiedere alla corte di re Preto e non si accorse del desiderio della regina Anteia. Un giorno Bellerofonte fu invitato a un incontro privato con la regina. La regina usò la sua grande bellezza per cercare di sedurlo, ma per rispetto e gratitudine verso il suo ospite, Bellerofonte non sognava neppure di commettere un tale tradimento e respinse la regina. La regina insultò a gran voce il principe di Corinto e mise in dubbio la sua virilità, ma egli la ignorò e la lasciò in ginocchio. Ma la regina non voleva accettare quell'umiliazione e decise di vendicarsi del giovane che l'aveva respinta. Anteia si rivolse al re e con le lacrime di coccodrillo che le scendevano dagli occhi denunciò il tentativo di stupro di Bellerofonte. Il re fu preso da un'enorme rabbia, ma a causa del dovere di ospitalità richiesto da Zeus, non poteva attaccare il suo ospite. Ma Preto era un uomo furbo ed escogitò un piano per liberarsi dell'ospite, che credeva aver disonorato la sua casa. Il re ordinò allo scriba di scrivere una lettera a suo suocero e consegnò questo messaggio sigillato a Bellerofonte, chiedendogli di darlo a Iobate, il re della Licia. Bellerofonte accettò ingenuamente il compito del suo ospite, per il quale nutriva una enorme gratitudine, senza sospettare che avesse escogitato un modo per ucciderlo. Vedendo arrivare una delegazione vestita con i colori del regno di suo genero, il re della Licia ordinò di prepararsi ad accogliere i visitatori. Il re fu molto amichevole con Bellerofonte
Dopotutto, anche un amico del genero era suo amico. Il giovane cercò di consegnare il messaggio al re, ma questi si rifiutò di leggerlo prima che il giovane avesse un assaggio dell'ospitalità della Licia. Durante una grande festa, Iobate presentò la sua bella figlia all'uomo di Corinto, che fu subito colpito da una freccia di Eros. Nel tentativo di recuperare la sua compostezza, Bellerofonte decise di consegnare il messaggio al re. Iobate rimase sbalordito dal suo contenuto. La lettera diceva che il portatore di quel documento aveva tentato di violare la figlia del re di Licia e che avrebbe dovuto ricevere la meritata punizione. Come suo cognato, il re cominciò a provare odio per Bellerofonte. Ma anche consumato dal risentimento, Iobate si era reso conto dell'interesse del giovane Bellerofonte per sua figlia. Il monarca della Licia volle cogliere l'occasione per liberarsi del suo ospite. Il re disse che avrebbe concesso la mano di sua figlia al giovane principe se lo avesse aiutato in un compito difficile. Iobate spiegò a Bellerofonte che il suo regno stava soffrendo di un terribile flagello. I villaggi erano stati distrutti, piantagioni bruciate, bestiame sterminato. Tutto questo a causa di una terribile creatura. Il re promise di consegnare la sua bellissima figlia all'eroe nel caso in cui avesse liberato il regno della Licia da questa creatura. Bellerofonte, sentendo il coraggio alimentato dalla passione, accettò prontamente la sfida. Bellerofonte prese le armi e se ne andò alla ricerca della creatura. Soddisfatto, Iobate vide l'uomo che pensava avesse tentato di violare la figlia maggiore dirigersi verso una terribile morte. Il giovane non aveva idea che avrebbe incontrato una delle creature più temibili mai viste sulla Terra. Il suo nome era Chimera. Il mostro discendeva da Tifone ed Echidna, due delle creature più sinistre del mondo greco. Questo mostro aveva una testa di leone e una testa di capra, e la sua coda era un terribile serpente. La bestia era terribilmente pericolosa. Niente poteva resistere ai suoi artigli affilati, e il suo fiato ardente bruciava tutto ciò che la circondava. Ma prima che incontrasse questa creatura malvagia, gli dei gli fornirono un aiuto inaspettato. Bellerofonte trovò il magnifico cavallo alato Pegaso, figlio di Medusa e Poseidone, che beveva acqua in un ruscello. Sapeva che se fosse riuscito a domare quella creatura, sarebbe stato praticamente invincibile. L'eroe si avvicinò furtivamente al cavallo alato e saltò sull'animale, che subito reagì saltando freneticamente. Pegaso disarcionò l'audace giovane, che cadde a terra e batté la testa su una roccia. Bellerofonte svenne e la sua mente entrò nel regno di Morfeo, il dio dei sogni. Nel sonno si imbatté in Atena, la dea della saggezza, che reggeva tra le mani delle redini d'oro. Atena diede le magiche briglie a Bellerofonte, per il quale provava grande affetto, e gli spiegò come domare Pegaso. Quando il giovane si svegliò, aveva nelle sue mani le redini divine della dea, e Pegaso era ancora nei paraggi. Seguendo le istruzioni della dea, Bellerofonte si avvicinò furtivo al glorioso animale e gli mise delicatamente le redini. Il principe di Corinto montò il cavallo alato e cominciò a galoppare. Bellerofonte e la gloriosa creatura spiccarono il volo. Pegaso non era mai stato montato, ma l'unione tra il cavaliere e l'animale era così perfetta che perforarono le nuvole come se fossero una cosa sola. In cima, Bellerofonte notò una enorme colonna di fumo che indicava la presenza della terribile chimera. La bestia aveva distrutto tutto ciò che aveva intorno e le fiamme avevano consumato il villaggio. Lassù Bellerofonte stava valutando il suo avversario. Era un nemico più pericoloso di quanto avesse immaginato. La bestia sputava zampilli di fuoco contro l'eroe, ma l'agile destriero riusciva ad anticipare la traiettoria di quegli attacchi mortali. Pegaso e Bellerofonte volarono in cerchio intorno alla creatura, che sembrava essere sempre più confusa. L'eroe attaccò la chimera e si preparò all'azione.
La bestia balzò su Pegaso, ma l'animale rispose con un calcio alla testa. Rendendosi conto che il mostro era vulnerabile, Bellerofonte saltò giù dal suo cavallo e lo trafisse con la sua lancia. La chimera era morta. E dopo aver sconfitto la bestia, Bellerofonte si sentì travolto da un enorme senso di potere. Cominciò a credere alle dicerie che lo consideravano figlio di Poseidone. Bellerofonte tornò al palazzo di Iobate con la testa del mostro come trofeo. Il re ne fu impressionato. Non immaginava che quel ragazzo sarebbe stato in grado di portare a termine il compito con successo. Il re disse a Bellerofonte che avrebbe preparato il matrimonio non appena altre due minacce fossero state neutralizzate: i Solimi e le Amazzoni. Bellerofonte sapeva che il re stava violando quanto concordato, ma a causa della sua passione per la principessa, accettò questi nuovi compiti. Bellerofonte affrontò e sconfisse i Solimi, i selvaggi guerrieri progenie di Ares. Nemmeno le Amazzoni riuscirono a fermare il potente guerriero e il suo cavallo divino. Bellerofonte tornò in Licia, facendo prigionieri i capi dei saccheggiatori che terrorizzavano quel regno. Iobate si rese conto che l'uomo era benedetto dagli dei e che le accuse mosse contro di lui non potevano che essere infondate. Come promesso, il re della Licia celebrò il matrimonio di Bellerofonte con la principessa Filonea e nominò l'eroe suo erede. Bellerofonte aveva conquistato tutto ciò che un uomo poteva desiderare. Aveva una bella famiglia e governava la Licia al posto del suocero. Ma dopo tutte le sue conquiste, credeva di meritare una gloria molto più grande. In un atto impulsivo, saltò in groppa a Pegaso e volò verso l'Olimpo. Bellerofonte guidò il suo cavallo alato verso il cielo. Conquistato dall'orgoglio, sognava di raggiungere l'Olimpo, poiché pensava che fosse giusto avere un posto vicino agli dei. Sull'Olimpo, Zeus notò l'audace e incontenibile orgoglio di quell'uomo che si considerava parte degli dei immortali. Quello sfoggio di arroganza era considerato un grave peccato, noto come ibris. Che assurdità! Come osa! Credo che una vespa sarà sconfitta da un'altra. Il signore degli dei fece pungere il cavallo di Bellerofonte da una vespa. Spaventato, Pegaso fece cadere il suo cavaliere. Bellerofonte cadde dal cielo e il suo desiderio di immortalità svanì tra le nuvole. Un mortale non sarebbe mai sopravvissuto a una caduta così violenta. Alcuni dicono che Bellerofonte sarebbe deceduto di una morte terribile. Altri dicono che fu salvato dalla dea Atena e passò il resto della sua vita a cercare di ritrovare il suo cavallo alato. Ma a prescindere dal destino del fiero eroe, non incontrò mai più Pegaso, poiché il cavallo divenne immortale per volontà degli dei e fu posto tra le stelle.